Lezioni di vita, di Platone. Non conosco una via infallibile per il successo, ma una per l'insuccesso. Voler accontentare tutti. Se la gente parla male di te, vivi in modo tale che nessuno possa crederle. La musica è per l'anima, come la ginnastica è per il corpo. Ogni problema ha tre soluzioni. La mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione giusta. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima. Affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute. Chi commette un'ingiustizia è sempre più infelice di quello che la subisce. L'inizio è la parte più importante del lavoro. Non esiste uomo tanto codardo che l'amore non renda coraggioso e trasformi in un eroe. Il capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo. Ciò che non si possiede né si conosce, non si può dare né insegnare ad altri. Il virtuoso si accontenta di sognare quello che il peccatore realizza nella vita. La libertà consiste nell'essere padrone della propria vita e nel fare poco conto delle ricchezze. Si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. La morte non è il peggio che può accadere agli uomini. La mente dell'uomo che fa sesso almeno 14 volte alla settimana è una mente superiore, allenata al piacere del gioco. Cantare bene e ballare bene significa essere ben educati. Possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio. La vera tragedia della vita è quando un uomo ha paura della luce. Il vino, per l'uomo, è come l'acqua per le piante, che in giusta dose le fa stare bene erette. Forse, se esistesse una città di uomini buoni, si farebbe a gara per non governare, come adesso per governare. Non ubbidisco dentro me a nessuno, salvo che alla ragione. Non scoraggiate mai qualcuno che si sta impegnando per fare dei progressi. Non importa quanto lentamente migliora. Gli uomini saggi parlano perché hanno qualcosa da dire, gli sciocchi perché devono dire qualcosa. Non possiamo fare d'un essere libero uno schiavo, in quanto un tale essere è sempre libero, anche in prigione. Niente come l'amore può dare all'uomo quei principi che valgono per vivere rettamente tutta la vita. Evitate le costrizioni e fate in modo che l'istruzione infantile sia un modo per divertirsi. Gli spiriti volgari non hanno futuro. Il cane ha l'anima di un filosofo. Le parole false non sono solamente male in se stesse, ma infettano l'anima col male. L'amante è un qualcosa di più divino dell'amato, perché è pieno di ardore da parte del Dio. Il comportamento umano scaturisce da tre fonti principali: desiderio, emozione e conoscenza. La necessità è la madre delle invenzioni. Tutto ciò che inganna sembra sprigionare da un incantesimo. Alla fine, tutte le cose non devono forse essere inghiottite dalla morte? Ovunque il comando è ambito e contestato, non può esserci un buon governo e nemmeno regnerà la concordia. Non ogni amore è bello e meritevole di essere lodato, ma soltanto quello che spinge ad amare bene. L'esercizio fisico, anche quando è imposto, non fa nessun male al corpo, ma la conoscenza acquisita per forza non appresa sulla mente. Nessun male
può capitare a una brava persona, sia in vita che dopo la morte. La calunnia più grande e più forte viene alla filosofia, da quelli che la coltivano a parole. Per l'uomo onesto, il successo consiste nel realizzare onestamente gli obiettivi che si è proposto.